C'è gente che ascolta musica mentre fa ginnastica, mentre lavora, mentre studia, mentre cucina. E poi c'è gente che, quando ascolta musica, tutte le sue funzioni cerebrali e neurologiche vengono completamente assorbite dai suoni e smettono di fare qualsiasi altra cosa. Ciao, sono Ruggero Pazzaglia, il fondatore di The Drum Booster, strumenti per il batterista intelligente, e voglio farti subito una domanda. Ma tu ascolti musica per intrattenerti o per crescere? Beh, se mentre ascolti musica fai altro come lavorare, leggere un libro, fare ginnastica o altro, allora la stai usando come fonte di intrattenimento e non presti ad essa molta attenzione. Se invece quando ascolti la musica la tua attenzione viene completamente catturata tanto da non permetterti di fare altro, allora significa che nel tuo cervello si innescano una serie di azioni che ti inibiscono ogni altra funzione. A questo punto la tua attenzione viene completamente catturata dai suoni e allora cominci ad analizzare l'arrangiamento, la struttura ritmica, la melodia e se c'è un testo anche quello. E contemporaneamente vieni coinvolto in una serie di emozioni come allegria, tristezza, malinconia, gioia, speranza. O magari ti viene anche voglia di alzarti e cominciare a ballare, battere il piede a tempo, battere le mani. Magari ti viene anche voglia di ridere, di piangere, vieni assalito dalla tristezza, dalla gioia. E chissà quale altre emozioni si impadroniscono del tuo corpo e della tua mente. Beh, in questo caso non ti stai intrattenendo, ma ci sei caduto dentro con tutte le scarpe. È proprio in questa seconda categoria di persone che ricadono quelli che con la musica non solo si intrattengono, ma la usano come fonte di ispirazione e di crescita. Sono proprio queste le persone che, per capire meglio lo scombussolamento interiore che li coinvolge, si mettono a studiare e a suonare uno strumento, magari passano la vita ad analizzare la musica e il mondo emozionale ed emozionante ad essa legato. Se anche tu sei così, per favore non giudicare male le persone che ascoltano quella musica che per te è banale. In fondo si stanno solo intrattenendo. Pensa che c'è anche gente che non ascolta la musica, che la odia. Per loro la profondità di questa bellissima, nobilissima e altissima arte proprio non esiste. Non riuscirebbero a vederla e a sentirla nemmeno se gliela spiegasse Mozart in persona. In fondo per loro è solo un sottofondo che li accompagna alla giornata, niente di più. Se invece fai parte della prima categoria, cioè quella formata da chi la musica la ascolta, la consuma, ma non l'assorbe, non la interiorizza, non preoccuparti, non è grave. Non sei né stupido né pericoloso per la società. Ti chiedo solo di fare attenzione a chi cerca di manipolarti con la propria musica, facendoti credere che esiste solo quella e quindi devi comprare solo quella. E ti prego, porta pazienza se hai qualche amico che ti stalkerà cercando di farti ascoltare i suoi CD che contengono solo musica alta, quella ricca di contenuti elevati, e magari ti senti trattato come un povero deficiente solo perché tu, secondo lui, ascolti musica spazzatura. Magari ogni tanto fai uno sforzo, ascolta i suoi consigli, non si sa mai. Magari dentro di te potrebbe scattare qualcosa di inaspettato, o magari anche no.